Ci saranno una serie di pattuglie miste, sia in borghese che in uniforme. Si andranno a intervenire e a prevenire con la presenza appunto di polizia locale, di personale della security di ATM, tutte quelle presenze che possono essere o intimidatorie oppure effettivamente foriere di comportamenti a danno dell'utenza. Ci saranno anche delle pattuglie che verranno arricchite dalla presenza di alcuni controllori di tutor, anche per diminuire quella che è la cattiva abitudine di non pagare il biglietto, sia nei mezzi di superficie, partiremo con la 56, la 90 e la 91, che invece appunto come oggi qui in Cadorna, a Bisceglie, a Famagosta e a Lambrate nei prossimi giorni. Sarà flessibile il tutto da quello che ho capito, no? Cioè deciderete poi come proseguire, dove proseguire? Beh, diciamo che questo primo blocco di attività lo abbiamo definito, quello che sarà il proseguo sarà ovviamente frutto della verifica che faremo insieme sia con ATM che con la polizia locale. Qui con me ci sono il direttore generale di ATM Arrigo Giano e il comandante Marco Ciacci, anche perché credo sia significativa questa collaborazione rinnovata che metterà appunto a fattor comune l'impegno che già le nostre istituzioni stanno mettendo in campo da tempo. Quali saranno le stazioni presidiate da queste pattuglie? Allora, cominceremo appunto da Famagosta, Lambrate, Cadorna, Bisceglie e poi proveremo anche ad allargare un po' il raggio d'azione. Ovviamente anche la presenza dei controllori, dei tutor sui mezzi di superficie come la 56, la 90 e la 91 poi daranno una circolarità maggiore. Quali sono le fasce orarie? Sono diverse anche perché anche da questo punto di vista andremo a valutare. Cominciamo con la fascia pomeridiana oggi fra le 13 e le 19 e poi vedremo invece quali sono i momenti anche più significativi, più importanti sui quali mostrare una presenza così significativa. Quel che ci riguarda, mettiamo in campo una serie di figure professionali addestrate a far questo. Abbiamo incrementato le forze dedicate appunto alla sicurezza dei clienti. Stiamo mettendo in campo circa 150 addetti alla security che hanno un compito di tutela del patrimonio aziendale. Ovviamente tutto ciò che è ordine pubblico, io voglio ribadire in questo momento la grande sintonia che c'è con la polizia locale, queste azioni lo ribadiscono e la pianificazione futura di ulteriore collaborazione ne sarà la prova. Per quel che riguarda la tutela del patrimonio aziendale e la tutela di tutti quelli che sono gli asset dell'azienda, noi abbiamo potenziato la nostra forza, abbiamo 150 guardie, l'avremo nel giro di qualche settimana, 150 guardie giurate che opereranno proprio in questo senso, quindi pattugliano le nostre linee e tutelano il nostro patrimonio, oltre che dare una percezione di presidio dei nostri mezzi. Ribadisco, la grande sintonia che c'è con la polizia locale mira a fare un passo in più, che è quello appunto della tutela dell'ordine pubblico e della prevenzione di attività che si possono configurare come reati. Il primo dei comportamenti che ci preoccupano sono quei casi di borseggio o comunque di molestia agli utenti, di qualunque forma siano, anche un accantonaggio molesto può essere una problematica. Però non ci dimentichiamo nemmeno tutti quei fenomeni di abusivismo commerciale o di imbrattamento dei mezzi di trasporto. Quindi le attività le svolgiamo sì con il nucleo dedicato proprio alla tutela del trasporto pubblico, ma anche con tutti quei nuclei specializzati che abbiamo, mi viene ad esempio gli anti-writers che si occupano di perseguire solo questo fenomeno. Quanti agenti saranno impiegati in questo servizio nei mezzi? Quanti agenti? Bah, costantemente vengono impiegate, una unità è composta da 15 agenti e quindi ogni giorno sono impiegati su tutte le tratte, sia di metropolitana che mezzi di superficie. E non dimentichiamoci che fanno anche un'attività importante sui parcheggi in interscambio, quindi a tutela anche delle autovetture di chi appunto usufruisce questo tipo di servizio. E poi si uniscono altri nuclei specializzati che fanno antiabusivismo, antidegrado e tutela in generale del patrimonio. È una novità l'intervento di agenti in borghese oppure lo facevate già? L'abbiamo già sperimentato, la nuova cosa che stiamo svolgendo in questo periodo grazie alla collaborazione poi sinergica con ATM e con le loro strumentazioni è quella di usare i sistemi di videosorveglianza e quindi abbiamo delle unità che si occupano di visionare le telecamere in sinergia con ATM e segnalare agli operatori in borghese i comportamenti che possono essere repressi proprio grazie esclusivamente a un'attività in borghese. Le sanzioni per queste persone che vengono? Le sanzioni sono le più disparate, da quelle ovviamente amministrative ma anche molte sanzioni penali, quindi procediamo anche spesso a arresti o a fermi di persone che magari sono dati a comportamenti di natura penale.